Pre draghi, bratri e sestre, carissimi fratelli e sorelle, il cammino sinodale della Chiesa non è mai stato e non è neanche oggi una svagata passeggiata fuori porta, ma un qualcosa di impegnativo dentro la storia degli uomini, alle loro quotidiane e molteplici inquietudini, alle loro contraddizioni. Lo stiamo sperimentando con la dolorosa esperienza della pandemia e con tutti gli angosciosi interrogativi che solleva su cosa fare e su come farlo. Con realismo e saggezza, il tutto va affrontato anche nella nostra Trieste, dove il virus ha ripreso pericolosamente a diffondersi, non con manifestazioni degli effetti disgregativi del nostro stesso convivere civile, ma con una ritrovata, fiduciosa e convergente volontà di superare una prova inedita e complicata. Carissimi fratelli e sorelle, predraghi, bratri e sestri, questo giorno dedicato al nostro patrono San Giusto, nel guardare le vicende della storia cittadina, dobbiamo registrare i risultati delle ultime votazioni amministrative che hanno dotato la città di un nuovo governo. Al sindaco, alla giunta, e non è ancora fatta però sindaco. Tra poco, va bene. E in fieri. Al Consiglio del nostro Comune va l'augurio più sincero di un lavoro fecondo e lungimirante e l'assicurazione della preghiera e della fattiva collaborazione della Diocesi sul terreno del bene comune. Le istituzioni comunali rinnovate avranno l'opportunità di portare a compimento i tanti cantieri già avviati che vedono nel porto quello nuovo e quello vecchio il loro emblematico punto di convergenza per uno sviluppo promettente che dia fiducia e serenità al mondo del lavoro, alle nostre famiglie e ai giovani, a tutta la comunità cittadina. In modo particolare si dovrà prestare la massima attenzione nel mettere in agenda quelle politiche che difendono e promuovono la vita dall'inizio alla fine. La famiglia nella sua declinazione naturale e riservino una privilegiata attenzione alla crescente domanda di cura e assistenza che giunge dal mondo dei poveri. Sono certo che anche chi è stato sconfitto nella recente tornata elettorale saprà fornire nel rispetto della dinamica democratica, il suo fattivo contributo di idee e proposte nell'ottica del bene della nostra città. Al nostro patrono San Giusto, martire, affidiamo la diocesi e la città di Trieste e gli chiediamo la grazia di proteggere il loro presente, soprattutto in questo faticoso tempo di pandemia, affinché non vengano sopraffatte dalla passione del soffrire, ma siano pronte e generosi nella passione dell'amare.